fa capire di questo tipo di diametro in Italia ce ne sono, da quello che stiamo capendo adesso, pochissime. Poi tutte assieme. Si è impiccato da tutto. Oh, ma e che ha? Stiamo scaricando un po' di legno. E che albero è, scusa? È un bagolaro. Ah, si chiama proprio bagolaro. Così. Spaccasassi. Perché spaccapiede? Perché questo si metteva nei punti proprio per cercare di aprire la roccia. No, cioè quando, nasce, però fa il suo effetto principale è quello. Dove sta? Riesce a spaccare la roccia. Con le radici. Preferisce un terreno sciolto. Ah, beh, guarda. Terreni asfittici non ne vuole, tipo argillosi, terreni che hai sono. Questo che mostro? Questa vivica della mucchetta salmone. Questa è in tutta l'area mediterranea. Sta. Io ne ho trovato uno in Francia e ho capito che cosa avevamo in giardino. Perché? Sono andato alla fortezza di Chinon, se non ricordo male, nella zona della Loira, visitando i castelli della Loira. E ci stava come un ramo di questo. Tutti fare, tutto una scritta, termine scientifico, eccetera, eccetera. E tenevano questo coso che era una vicina a sta torre di sta fortezza, come se fosse stato chissà che. No, non è già la mia persona.